Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come potenziare la barra vitale in Ghost of Tsushima, quindi come estenderla, come migliorarla ed avere più energia. Nel mondo di gioco vi imbatterete in diverse attività, collezionabili, segreti vari e quant'altro ancora. Tra questi vi sono le sorgenti termali che servono appunto non solo per ripristinare l'energia, ma anche per potenziarla, per estenderla. L'icona delle sorgenti termali è questa qui e potete trovarla potenziando il vento. Con i punti che ottenete dovete potenziare il vento andando su samurai, quindi tecniche samurai, esplorazione, e potenziate praticamente questo qua. Questo, il vento della salute. Se potenziate il vento della salute, quando diciamo state esplorando Tsushima e richiamate il vento, questo vi guiderà alle sorgenti termali e potrete quindi trovarle facilmente e potenziarvi. Ora vi mostro una sorgente termale. Andiamo su una qualsiasi nella prima zona, eccola qua, viaggio rapido, che poi le sorgenti termali, oltre ad essere utilizzabili per estendere l'energia, per potenziarsi, possono essere utilizzate anche come viaggio rapido, magari per raggiungere zone vicine. Quindi questa è una sorgente termale. Una volta che l'avete trovata, riposatevi al suo interno, scegliete uno dei pensieri disponibili, è indifferente quale sceglierete, e potrete potenziarvi la salute. Naturalmente potete usare solo una sorgente per volta, nel senso che se l'avete già utilizzata non è che riutilizzandola potete ottenere di nuovo un'estensione dell'energia, dovrete trovare altre sorgenti. Quindi le possibilità sono due, anzi tre, per trovare le sorgenti: o vi affidate al caso, alla vostra tra virgolette fortuna, o vi affidate al vento sbloccando l'abilità che vi ho mostrato, oppure seguite gli uccelli dorati di cui vi ho parlato in un altro mio video, che vi porteranno a volte alle sorgenti termali.